Fondazione Albero della Vita fonda ogni intervento su una metodologia pedagogica codificata che aiuta l'individuo, il bambino, la donna, l'uomo, nella identificazione di quelle che sono le risorse che può mettere in campo per trasformare la situazione di vulnerabilità e disagio in cui si trova in una nuova opportunità. Il sostegno di Chebanca è rivolto alla rondine, gli alloggi per l'autonomia che ospitano mamme e bambini in grosse difficoltà e li accompagnano in un percorso di recupero di stabilità e autonomia. In particolare il sostegno di Chebanca ci aiuterà a sostenere i costi di affitto di 22 appartamenti e tutte le spese di struttura, ma è anche rivolto alle attività di orientamento e formazione delle mamme. Un'equipe di educatori sostiene le mamme nell'orientamento al lavoro e nel reinserimento appunto lavorativo e sosterrà anche dei corsi di formazione professionalizzanti che facilitino il reinserimento delle mamme nel mondo del lavoro. Il progetto intende offrire innanzitutto un supporto abitativo. Ai nuclei che noi accogliamo, infatti, mettiamo a disposizione un appartamento completamente arredato che loro devono imparare a gestire in autonomia e che possono col tempo anche un po' personalizzare. Spesso le donne che arrivano nei nostri progetti sono donne che hanno subito dei traumi o comunque hanno delle storie importanti alle spalle, per cui avere uno spazio di ascolto, di non giudizio, dove possono raccontarsi e rielaborare i propri vissuti diventa uno snodo importante nel loro percorso di crescita che fanno all'interno del progetto. In una seconda parte del progetto, quando la mamma ha raggiunto una stabilità economica, si provvede a ricercare un'abitazione idonea che possa accoglierla al momento delle dimissioni. Mi trovo molto bene qui all'Albero della Vita perché, insomma, per me rappresenta la rinascita, un posto sicuro dove io e i miei figli appunto possiamo vivere la nostra vita serenamente e grazie agli educatori questa cosa ogni giorno ci viene permessa.